L'Emilia-Romagna viene da alcuni inverni consecutivi con piovosità molto bassa, addirittura minore di quella in Israele. E se anche il prossimo sarà un inverno secco, soprattutto con poca neve, la situazione di emergenza idrica si ripeterà anche nel 2022. A mettere in guardia è Nicola Dal Monte, presidente del CER, il canale emiliano-romagnolo, in un'intervista all'agenzia Dire. Noi veniamo da alcuni inverni dove la piovosità è stata veramente bassa. E parliamo qui ovviamente della Romagna in particolar modo, ma anche della parte emiliana, però oggi mi riferisco alla parte romagnola perché è quella che è servita soprattutto dal CER, dal canale emiliano-romagnolo. Quindi noi veniamo da questi inverni siccitosi e quindi di conseguenza il fabbisogno per l'agricoltura è un fabbisogno importante, perché durante l'inverno non sono state immagazzinate quelle risorse e soprattutto quello che sono risorse naturali, i fiumi lungo l'asse del CER, di fatto esauriscono velocemente quelle che potrebbero essere le loro riserve d'acqua naturali. Il 2021 ha avuto una climatologia molto particolare, dove non abbiamo avuto piovosità, siamo addirittura, come abbiamo detto in vari momenti, sotto quello che è la piovosità addirittura di Israele, e noi eravamo ai primi di settembre con una piovosità di poco oltre 220 mm quando la media annuale delle nostre zone è di oltre 800. Quindi noi abbiamo avuto tutta la stagione estiva, dove abbiamo dovuto lavorare con il nostro canale Emiliano-Romagnolo a piena portata. La cosa positiva di questo 2021 è stato che nel Po, quindi dove noi andiamo a prelevare acqua, il Po è sempre stato dei livelli normali o addirittura migliori rispetto ad altri anni, e questo è stato soprattutto grazie alla fortissima piovosità che c'è stata in Lombardia, non tanto in Piemonte, perché il Piemonte ha avuto anche lui quest'anno un anno che non era mai capitato, quindi con nella parte a sud che hanno anche loro avuto problemi di siccità, mentre la parte lombarda ha avuto una piovosità importante anche durante l'estate, quindi ha permesso di avere un livello del Po molto alto rispetto ad annate normali.